Nei mari di tutto il mondo sta proliferando un nuovo predatore, così pericoloso ed aggressivo tanto che ha iniziato ad attaccare i pesci di grandi dimensioni. Venite con me, oggi cercheremo di avere un incontro ravvicinato con questo autentico mostro del mare. Siamo arrivati in una spiaggia di Cefalonia, dove nelle ultime settimane questo mostro è stato avvistato diverse volte e addirittura un bagnante è stato attaccato alla gamba. Infatti, come vedete, non c'è più nessuno che fa il bagno qui, proprio perché le persone hanno paura di questo mostro. Ora nuoterò verso il largo e per attirare l'attenzione del mostro mi provocherò una ferita alla mano così da perdere sangue in acqua. Questo stesso coltello lo userò per difendermi qualora il mostro dovesse attaccarmi. Ragazzi, scusate se vi ho preso in giro, ma mi serviva la vostra attenzione per farvi capire che davvero la plastica è il peggiore dei mostri marini. Se la plastica fosse solo sulle spiagge, il problema sarebbe relativo, perché basterebbe raccogliere i rifiuti. Il vero problema è che oltre l'80% della plastica è lì, in mare, e questo provoca dei problemi che sono incredibilmente gravi. La plastica, infatti, non si decompone, ma il sole e l'acqua del mare la indeboliscono e fanno in modo che si sbricioli in tantissimi piccoli pezzettini, le famose microplastiche. Microplastiche che vengono assorbite dai pesci e non possono far altro che finire direttamente nei nostri piatti, dato che tutti ormai siamo diventati degli appassionati di sushi. Ma non è finita qui. Infatti il professor Hideshide Takada dell'Università di Tokyo ha dimostrato che tutte le sostanze tossiche presenti nell'acqua, come il DDT e il PCB, vengono attirate dalla plastica come se fosse una calamita per le schifezze. Quindi la plastica che ingeriamo non è solamente plastica, ma è anche impregnata di sostanze chimiche cancerogene. Ma la plastica non dovrebbe essere sicura, dato che viene utilizzata dall'industria alimentare per imballare ogni tipo di cibo? La plastica in condizioni normali è sicura. Il problema si pone quando viene sottoposta ad alte temperature, come per esempio quando scaldiamo il cibo nel microonde in un contenitore di plastica, oppure quando per esempio lasciamo la bottiglietta dell'acqua in macchina oppure sotto il sole. La plastica in queste condizioni rilascia i composti chimici che la compongono. Il rilascio di ftalati e di bisfenolo A provoca enormi problemi al sistema endocrino, ovvero il nostro sistema ormonale, un qualcosa che provoca disturbi nello sviluppo sessuale dei giovani, per esempio. Sempre secondo gli scienziati, i giovani saranno sempre più portati ad avere forme tumorali, oltre che a subire una costante diminuzione del numero di spermatozoi. Un dato davvero preoccupante che sembra derivare sempre da queste sostanze chimiche è l'aumento dell'autismo. Oggi circa un bambino ogni 150 è autistico. Nel 1970 gli autistici erano solamente uno ogni 2500 bambini. Ma che cosa ci possiamo fare noi se c'è troppa plastica in giro? È colpa dei politici e delle multinazionali? Eh no, non funziona così. Infatti le multinazionali ci propongono e ci vendono quello che noi vogliamo comprare. Vi faccio un esempio. Dasani, il noto brand di acqua,
di proprietà tra l'altro della Coca-Cola, visto il crescente numero di persone che utilizzano le borracce al posto delle bottigliette di plastica, sta cominciando ad installare dei distributori di acqua proprio per rifornire le persone che utilizzano le borracce. Non siamo noi che ci dobbiamo adeguare alle esigenze delle multinazionali, ma esattamente il contrario, sono loro che si adeguano ai nostri gusti e alle nostre scelte. Questa abitudine della borraccia al posto delle bottigliette si sta diffondendo anche in Italia, grazie soprattutto a degli youtuber come per esempio il mio amico Franz, che davvero da anni segnala questo metodo per evitare il consumo forsennato di plastica. I metodi per ridurre drasticamente il consumo di plastica sono tantissimi, dal riutilizzo dei sacchetti e del supermercato fino all'acquisto dei prodotti sfusi. Ma personalmente credo che l'ideale sia partire dalle piccole cose. Per esempio, se siete un barman o state semplicemente organizzando una festa, vi consiglio di sostituire le cannucce di plastica con dei semplicissimi bucatini. Oltre a essere biodegradabili, sono anche molto più fashion. È acqua questa, non avevo un cocktail. La cosa più trash che abbia fatto nella mia vita. Ho preso il mostro. Guardalo qua, un mostro. Vediamo anche questo, già che ci siamo.